noi abbiamo cercato di fare qualcosa. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di partire un po' dai valori fondamentali con un libro che può essere considerato il libro nero dell'associazionismo, come il Vangelo. Vi ho detto che dico solo le cose che penso, quindi fate poi voi la tara. Per noi è successo così. Perché il libro nero? Perché per le rane bollite, questo è un libro nero. Conoscete tutti la storia delle rane bollite? Faccio un breve riassunto per chi non la conosce. Un gruppo di rane si crogiolavano nel caldo di un grande pentolone sotto il quale è stato acceso un fuocherello. Il fuocherello, ovviamente, continuando a scaldare, cominciava ad aumentare la temperatura fino a diventare bollente. Le rane, pressoché instupidite, non si stavano rendendo conto che quel tepore stava per diventare la loro morte, finché una giovane rana, facendo i salti tipici, l'evoluzione della propria età, cade nel pentolone, si ustiona perché si rende conto che quella situazione non va bene, salta fuori e si salva. E dice, oh, ma le cose non funzionano così. Questi erano talmente cotti che alla fine sono morti bolliti. Allora, quando voi andate a dire alle rane bollite che incontrerete, non tutti per fortuna, nelle vostre associazioni, ma sveglia ragazzi, perché l'associazione qua sta andando in declino. Io in associazione mi occupo di sviluppo associativo, da una parte, e di sviluppo imprenditoriale, dall'altra. Per quel che riguarda lo sviluppo associativo, sta a significare che cosa si fa per far sì che l'associazione ci sia anche domani. Ci siamo dati una risposta, che è riuscire a dare una risposta esauriente all'imprenditore del perché essere soci di Confartigianato. Qui una traccia molto interessante c'è. Dall'altra parte è invece il libro nero per un'altra situazione, che io vedo molto vicino a un libro che vi suggerisco di leggere. Io non sono per i libri di quelli grossi, sono per i libri magari, questo qui è 100 pagine perché c'è solo quello che interessa leggere, non tutto il contorno che necessita l'editore. Per me un libro che è stato significativo è Il nostro iceberg si sta sciogliendo di Kotter. Bellissimo, tu l'hai letto, bene. Allora, il parallelo tra l'associazione e l'iceberg è evidente. L'iceberg, questa cosa gigantesca, c'è sempre stata, ci sarà per sempre, trita tutto. Finché un giovane pinguino, ho messo abbastanza enfasi, giovane pinguino, cosa ha fatto? Si è buttato negli abissi sfidando le orche, sfidando i trichechi, sfidando tutti, è entrato nel cuore del ghiacciaio e che cosa si è reso conto? Che è fragilissimo, che si sta sciogliendo, perché è giovane. Torna in superficie, va dal gran consiglio, dalla giunta dei pinguini e gli dice, guardate che l'iceberg si sta sciogliendo, impossibile, c'è sempre stato, ci sarà per sempre. Ma no, dice, dovete credermi. E gli dicono, vattene, perché tu sei destabilizzante per il sistema. E allora, questo è disperato, dice, ma porca, ma perché non mi credono? E c'è un'altra giovane pinguina che dice, io ci credo, portami a vedere dov'è la fragilità del sistema. Ho sentito dire, questi molto interessanti per me, ero nel gruppo 3 e fin tanto che non ho detto che ero un funzionario si è parlato di queste cose. Poi ho detto che ero un funzionario, avevo chiesto l'autorizzazione al presidente di poter star lì e da lì si è cominciato a parlare di economia, basta, fine dei discorsi sull'associazione. Sapevate che ero un funzionario perché è scritto, perché l'ha detto, ma quando avete finito di sentirmi parlare la domanda è, ma tu sei un funzionario o sei anche tu un imprenditore? Io collaboro con gli imprenditori, conosco qual è il mio ruolo e ci tengo che questo iceberg ci sia ancora perché poggia le proprie radici su dei valori nei quali io mi identifico. So che è il dirigente che indica la direzione e so che il funzionario lo fa funzionare. Lo so. Grazie.